Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi volevo aggiornarvi su alcune letture che ho fatto molto di recente, negli ultimi 10 giorni tipo, per la Mocingai Challenge. Una sfida di lettura stile Hunger Games. Se volete sapere quali sono state le regole più nello specifico, vi lascio giù nell'info box il profilo Instagram appunto della Mocingai Challenge, che si è tenuta dal 25 ottobre al 3 novembre. Sfida molto interessante, produttiva e molto divertente. Ho letto 7 libri, anzi in realtà 5 libri e 2 graphic novel, e andiamo con ordine perché ricordo fortunatamente l'ordine dei libri che ho letto per questa sfida. Allora, il primo libro che effettivamente ho letto è stato Uno studio in rosso, il primo incontro tra Watson e Sherlock Holmes e la prima mia indagine insieme. È stato molto interessante, seppur piccino, questo libro. In realtà l'ho letto in ebook perché l'ho vinto, grande, ho vinto un ebook, però vi spiegherò questa cosa magari un'altra volta, questa storia. È carinissimo, interessante. Poi io, avendo letto Le avventure di Sherlock Holmes, quindi altri casi risolti con Watson, insomma, non capivo bene ancora l'incontro, come erano incontrati, come si erano conosciuti, perché non viene poi spiegato successivamente, ma viene spiegato solamente in questo primo romanzo, anche se poi in realtà nelle avventure di Sherlock Holmes questo caso viene citato, anche se poi non viene spiegato naturalmente, perché se uno legge Le avventure di Sherlock Holmes dovrebbe aver già letto Uno studio in rosso. E quindi che fai? Non lo recuperi? E recuperiamolo sto libro. E quindi è stato molto interessante. Poi naturalmente vi farò una recensione specifica una volta che finirò tutti i libri di Sherlock Holmes, però appunto se volete un po' capire poi i libri di Sherlock Holmes, iniziate appunto da Uno studio in rosso e poi successivamente Le avventure di Sherlock Holmes, così almeno avete un quadro almeno di come si sono conosciuti Sherlock e Watson. E poi il secondo libro, Alice nel Paese delle Meraviglie, in inglese, anche questo in ebook. È stato un po' difficoltoso perché io naturalmente ho iniziato da poco a leggere in inglese e non lo faccio tanto spesso purtroppo, e sto iniziando con i libri per bambini e quelli un po' più semplici. Ho letto finora Peter Pan, Frankenstein e appunto Alice in the Wonderland. Per me è stata una grandissima riscoperta perché io avevo letto il libro tantissimi anni fa, quasi non lo ricordavo. Poi naturalmente ho recuperato anche il film con Johnny Depp, non solo di Alice in the Wonderland, che è stato ovviamente carinissimo, io l'ho amato come lo amavo anni fa, l'ho riamato anche adesso. E piccino anche questo in ebook, e l'ho amato, lo adoro. E sapere che c'è ancora un po' di bambini in me è sempre carino, no? Perché secondo me ognuno di noi vive una parte fanciullesca anche da adulti, quindi è bello sempre riscoprire questa parte di noi, e anche attraverso i libri. Dopo Alice in the Wonderland naturalmente ho letto anche Alice attraverso lo specchio, in italiano questa volta, sempre in ebook, perché ho fatto un po' fatica a leggere Alice in the Wonderland in inglese appunto. Questo l'ho letto, anzi l'ho letto per la prima volta in italiano perché non l'avevo mai letto, e naturalmente poi ho recuperato anche il film, perché che fai a recuperare Alice in the Wonderland e non attraverso lo specchio, cazzo. Anche questo carinissimo, a ruota naturalmente di Alice in the Wonderland, sempre per riscoprire la parte bambinesca che è in noi. Sarà un po' breve questo video, però chi se ne, insomma, non voglio essere troppo lunga. E poi ho fatto 2 riletture di nuovo, adesso ve le faccio vedere, che tra l'altro 2 graphic novel che ho letto di recente, lo so, le ho volute rileggere perché fanno sempre bene al cuore. Allora, la prima graphic novel è stata A Babbo Morto di Zero Calcare. Io ho scoperto Zero Calcare quest'anno, lo adoro, a parte che i suoi disegni sono super meravigliosi, adesso ve ne faccio vedere qualcuno, ma ho preso quella un po' più brutta a livello magari di impressione, no? Io lo adoro,
Che poi questo è anche il più bello, sinceramente, anche se tratta temi molto importanti come lo sfruttamento sul lavoro. Io non mi scorderò mai la scena di una befana novantenne morta sul posto di lavoro. Naturalmente un bambino ci è rimasto anche sciocco, basito, perché cioè, guardare una befana morta alla casa, in casa di un bambino portava le calze, insomma. E questa, 96 anni tra l'altro, muore di vecchiaia mentre le consegna la casa di un portamento di Norcia, tra l'altro vicino a casa mia, insomma, più o meno. E, naturalmente sotto le vacanze di Natale succede tutto questo a seguito della morte di Babbo Natale. È tutto un po' puttane, insomma, a farsi benedire. La sfruttamento per lavoro è uno dei tanti temi attuali e molto veri che Zero Calcare ha affrontato in questa graphic novel. Vi consiglio naturalmente di leggerla sempre, ma soprattutto durante le vacanze di Natale, e scopriamo anche i lati negativi di queste festività. Seconda, naturalmente a causa dell'uomo e non della festività in sé, ecco. Poi, altra graphic novel che ho letto, naturalmente, 12, sempre di Zero Calcare, perché mi sono innamorata, insomma, devo continuare per forza di cose a leggere altre sue graphic novel. Questa è un po' più sul, cioè non semplice in realtà, non volevo dire questo, un po' più sull'onda delle graphic novel anche in generale, insomma, perché anche se in realtà lo stile di Zero Calcare mi piace tantissimo, tipo così, e tutte le altre sono anche colorate. Tutte le altre graphic novel di Zero Calcare sono così. Questa racconta di alcuni ragazzi che devono sopravvivere ad un apocalisse zombie, quindi fatta appunto per Halloween. Io l'ho letta sotto Halloween, appunto. E anche questo, ovviamente, Re Bibbia, tra l'altro, ambientato a Roma, perché Zero Calcare è di Re Bibbia. E l'ho amato anche questo, insomma, e tante cose anche qui attuali, certo ovviamente non l'apocalisse zombie, però possiamo trarre tantissimi insegnamenti anche attuali nella vita reale. Allora, poi, ultimo, anzi, diciamo quasi ultimo, libro letto è stato Echi in tempesta, anche se in realtà Echi in tempesta l'ho iniziato a leggere durante la Mocengain Challenge, poi non ho fatto in tempo a finirlo, ahimè, perché era arrivato ormai la fine della challenge, ero arrivata a pagina 398, forse comunque circa 400 pagine, e mi c'ero insomma impegnata, volevo finirlo perché era fondamentale che io lo finissi, però insomma è stato poi in generale un libro un po' faticoso e un po' bello anche dall'altra parte, emozionante alla fine. Certo, mi aspettavo che non fosse ai livelli dei primi tre, soprattutto a livello del primo, perché è un po' tutto scemando, però va bene, ne parleremo meglio magari in una recensione che farò appositamente solo attraverso aspetti, però insomma lo sapevo che non era tutto questo gran libro, però alla fine l'avevo comprato, ho speso 16,50 euro e ormai avevo letto i primi tre, che fai, non leggi l'ultimo, mi mancava uno e l'ho letto, nonostante sapessi appunto che non era tutto questo gran libro, avevo delle aspettative relativamente basse, che poi volevo che mi piacesse, poi mi è abbastanza piaciuto, 3 stelle ne ho dato, per la fiducia in realtà. E perché mi erano piaciuti anche i primi tre, comunque ne parleremo meglio. L'ultimo, che poi in realtà è stato il primo, però comunque l'ho finito durante la challenge, è stato Il Cannocchiale d'Ambra, terzo volume di questo Scuole Materie di Pullman. Questo l'avevo iniziato appunto prima che iniziasse la challenge, l'ho finita nel frattempo. Ne ho parlato veramente tantissimo durante il reading blog e uscirà poi successivamente una recensione dedicata proprio alla trilogia in generale, e ci saranno anche delle sorprese poi in seguito che vi dirò poi quando uscirà la recensione su queste scuole materie. Comunque in linea generale il terzo volume mi è piaciuto molto, ci sono state alcune cose che mi hanno fatto un po' sorgere il naso, come poi vi dirò anche nel reading vlog, però appunto in linea generale questa trilogia l'ho amata, e Il Cannocchiale d'Ambra parliamo in particolare
in questo video, mi è piaciuto molto più degli altri. Forse in realtà il mio preferito è il secondo, rimarrà sempre il secondo. E scopriamo diverse cose nuove nel terzo volume. Incontriamo altri personaggi, vediamo altri mondi, altre con molte tutte cose nuove praticamente. Non ci sta una cosa che ha lasciato già spiegata, insomma. Ci spiega sempre cose nuove, Philip Pullman, ogni giorno che passa, ogni pagina che scrive ci sta una cosa nuova. Mi dispiace e non mi dispiace questo aspetto, devo dire la verità. Non mi è tanto piaciuto come ha voluto far evolvere alcuni personaggi, non mi sono sentiti a genio alcune cose, alcuni fatti, però comunque buono, mi è piaciuto, ovviamente adatto per adolescenti, diciamo, periodo delle medie dai 12 ai 14 anni, perché è letteratura per ragazzi, Philip Pullman, c'è cioè questa scuola di materie. Sicuramente sia per trama e per scrittura adatto appunto a quella fascia d'età. Bene, penso di aver detto tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like e fatemi sapere nei commenti se anche voi avete partecipato alla Mocking Game Challenge oppure se volete parteciparvi l'anno prossimo perché secondo me è proprio interessante, divertente, cioè per me lo è stato, molto produttivo e come dicevo all'inizio, quindi sicuramente parteciperò il prossimo anno. Se il destino vorrà che io sia ancora su questo mondo, non so se ho azzeccato i verbi italiani grammaticali in questo video. Ogni tanto mi vengono i dubbi se io abbia veramente parlato in italiano correggito per capire più meglio, però mi perdonate se non è stato così. E iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E mi raccomando, seguitemi sui miei social che trovate sempre in descrizione, non lo dico mai, ma ci sono in descrizione. E il profilo Instagram della Mocking Game Challenge per rimanere sempre aggiornati. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!